Capitolo 17 dei Promessi Sposi, il capitolo in cui si conclude la rinsiade iniziata nel capitolo 14 e in cui il nostro protagonista finalmente raggiunge la maturità psicologica e spirituale. La narrazione si apre con Renzo che si sta allontanando da Gorgonzola. È mezzanotte e mancano ancora molte ore all'alba. L'ansia che aveva iniziato ad aggredire il nostro eroe nel capitolo precedente qui raggiunge il picco perché Renzo decide di scendere per una strada secondaria che non conosce e tenta di sentire con l'orecchio la voce del fiume Adda, che per lui sarebbe la salvezza. La voce del fiume però purtroppo tarda ad arrivare, proprio mentre il nostro sta per sentirsi completamente perduto e tornare indietro, finalmente il rumore tanto atteso arriva. Renzo decide quindi di concedersi un po' di riposo, dato che l'alba è ancora lontana, e quindi, dopo aver pregato, si ritira in un capanno per dormire. Durante la notte sogna e in sogno gli appaiono tutti i personaggi che hanno popolato le sue ultime giornate, ma soltanto la visione di Lucia e di Fra Cristoforo gli concede veramente un momento di pausa dalla sua pena. Quando al mattino dopo Renzo si sveglia, riesce a convincere un barcaiolo a traghettarlo dall'altra parte del fiume e subito dopo riceve un'ottima notizia: Bergamo dista solamente 9 miglia. Il viaggio di Renzo è quindi quasi concluso. Durante il tragitto egli si ferma per fare la carità e per mangiare, e quindi spende tutti i soldi che gli erano rimasti. Fortunatamente, però, riesce ad arrivare a Bergamo e ad incontrare il suo cugino Bartolo Castagnari. Questo personaggio è molto particolare perché è il personaggio antilirico per eccellenza. Ma come mai Manzoni decide di inserire proprio alla fine di questo capitolo un personaggio così antilirico che incarna il pragmatismo popolare e tutta una parte del popolo lombardo che lottava per i propri diritti? Lo fa per smorzare l'atmosfera di tutto il resto del capitolo, che invece è molto lirico. Qui infatti vi è un'interpretazione del personaggio e del paesaggio molto particolari. Tra personaggio e paesaggio infatti vi è una fusione, una coesione che di solito Manzoni non usa. Infatti tutta la parte in cui Renzo cerca di raggiungere l'Adda e di udire la voce del fiume mantiene una certa suspense e comunica ansia. Di contro, dopo il periodare del Manzoni si fa più ampio, come a voler comunicare un sospiro di sollievo che il personaggio sta tirando. L'ultima cosa che devi ricordarti è che la voce dell'Adda incarna proprio la divina provvidenza, quella divina provvidenza che interviene per salvare Renzo. Quella del personaggio, dunque, è una maturazione psicologica, ma non un passaggio dal peccato alla fede, bensì un vero e proprio atto di crescita verso l'età adulta.